Sì, lavori sull'inquadratura. Signore, ragazzi, siamo sempre lo sport direttore di Somolino Sport Channel e oggi siamo qui per commentare la finale di Champions appena terminata con il risultato di 1-0 per a favore del Bayern Monaco. Tedeschi 1-0 per il Bayern Monaco. Sì, una cosa, godo. Riguardo il video dell'altra sera, se non accettate lo sfottò, se non capite lo sfottò, non capite il calcio, mi spiace. È vero, è vero. Anche io mi incazzo per gli sfottò. Quindi, inutile però... che scrivete che siamo antisportivi perché non lo siamo. Era semplicemente un video sfottò. Ma non si vede la mano che fa. E anche quando voi insultate, primo io, esatto, la Juve, godete. Lui è milanista, quindi gode quando noi perdiamo. La Juve gode quando l'Inter perde la finale. Comunque, parliamo della partita. Ti chiuso la parentesi, finale di Champions League. Allora, bella rispetto a quella dell'anno scorso, è un altro livello. Molto, merito di questa e per demerito di quella dell'anno scorso. Molto più intensa e molto più equilibrata. Assolutamente. Due belle squadre, non le solite, perché il Bayern comunque. Perché il Bayern comunque non è. Cioè, per quanto faccia sempre delle grandi stagioni, non è solito alle finali di Champions. No. Il PSG addirittura forse non aveva mai superato la prima di finale di Champions che raggiunge. Sì, sì, forse non aveva mai superato i quarti. Tu dici, ovvio, dico, ok, hanno capitato squadre di merda. Sì, hanno capitato Borussia, però, che è ok. Poi che? Atalanta e Lipsia. Comunque dico che è una squadra che ha speso miliardi e miliardi sul mercato, prima o poi ci arriva. Ma comunque i trofei non sono come l'album, che se ci attacchi le figurine lo completi, no. I trofei devono avere pure le interazioni tra i giocatori. E il Bayern Monaco è una squadra. Sì, il Bayern Monaco invece è uno squadrone. Quest'anno il Bayern Monaco si è meritato la Champions. Quest'anno il Bayern Monaco è la squadra più forte in Europa. E Lewandowski quest'anno meriterà il pallone d'oro. Sì, nettamente, la vita. Nettamente. È bello quando la Champions la vince quella effettivamente più forte. Sì, io l'anno scorso dicevo che la squadra più forte, e lo sostengo tuttora, era l'Ajax, la squadra più forte in Europa. Io quest'anno speravo nel. Cioè, se la giocavano, io volevo una finale Ajax-Liverpool, effettivamente. Sarebbe stato molto più bello. Comunque è bello vedere anche un'era di finali diverse dal Domino, Real, che comunque dico, quest'anno comunque si è vista già all'inizio che la Champions era un po' così, perché con l'eliminazione del Liverpool, tipo, no? Sì. Da lì è partito un po'. Con il Real che non era ormai. Quest'anno la Champions è già più strana da prima del COVID. Poi arriva del COVID, si tirano le partite secche. Tutta l'altra abbiamo già un mondiale praticamente. Sì, sì, ma bellissimo. È stato bellissimo, è stato come vedere un europeo. È stato fantastico. Peccato che non è difficilmente riproponibile. No, non è riproponibile. Ma io comunque spero che giochino come sempre. Cioè, no, le regole, così più bello. Sì, ma è troppo così breve. È stato molto più bello. È anche più equilibrato. È troppo breve, cazzo. Vabbè, ma permetti a tutte le squadre di poter vincere. Ovvio. È più equilibrato. È più bello perché è più equilibrato. Però se lo devi fare nell'arco di un anno, andate e ritorno. Perché fai conto ci sono anche gli europei. Comunque parliamo della partita. Parlando della partita, Bayern ha meritato ampiamente in Europa perché è uno squadrone. Ha giocato anche decisamente meglio. Come a livello di gioco, sì. Ha interpretato la partita molto meglio. Perché poi in attacco il PSG andava troppo a spunti individuali. Mappé, Neymar, Di Maria, il discorso delle figurine attaccate all'album, anche se comunque hanno la loro per carità, non è che non se la passano, non hanno gioco, no, per carità, se la avessero vinta non sarebbe stato neanche troppo scandaloso, meritava di più il Bayern. Il gol è stato ottenuto per una visione intanto periferica e un gran piede di Grealish, che a me piace troppo. Se il giocatore vince fortissimo. Ma in quell'occasione, ma più che altro della difesa in generale. Della difesa in generale, perché era scalata troppo verso sinistra. Sì. Kehrer effettivamente marcava Lewandowski, però... era in mezzo a due Kehrer. Lewandowski è comando. Comunque la difesa del PSG non è che sia tutta questa. Lo so. Comunque alla fine credo che Kehrer sia un terzino adattato, non è un terzino puro. Ma lo stesso Kehrer in finale. Poi hanno deciso di fare diventare difensori centrocampisti. Esatto. Marchinho si diventa centrocampista, Kehrer fa il terzino. Poi entra Kurzawa, che passivo. Poi però c'è da dire che c'è un rigore nettissimo. E c'era un rigore nettissimo a favore del PSG. Questo gol l'ha fatto un ex Juventino. Orsato ha pietrato benissimo. Però c'è stato un... il VAR non l'ha aiutato, perché il check del VAR ha detto che era tutto regolare. Quello di Kimmich? Quello con Subappé e l'altro, poi nessun altro, non ricordo. Comunque, nel primo tempo non l'ho visto, non per essere sincero. Nel secondo tempo, azione individuale bellissima di Mbappé in mezzo a due, riesce a scappare. Nel momento in cui si prepara per il tiro,
gimmick praticamente, sì, sempre lo stesso gimmick, dà un calcetto dietro e lo sbilancia completamente. Si pensava un intervento sul pallone, ma il pallone l'aveva preso Mbappé, quindi era calcio di rigore. Rigore netto. Che dire, è una partita appunto netta, cioè arrivava bene, però questo qua, queste con personalità, episodio, quando le situazioni sono sfuggite con le risse lui le ha gestite bene, i gialli sono piovuti, perché è stata una partita per gli ultimi 20 minuti ci stanno, soprattutto gli ultimi 20 minuti gli animi si scaldano, sono 1-0 soprattutto, ovvio però poi non ho capito una cosa, Choupo-Moting perché non ha posto Icardi, cioè perché non entrare Choupo-Moting e non Icardi, solo per questo Tuchel dovrebbe essere esonerato. Ma non esonerato, ma per dire, perché l'avete comprato? Cazzo, ma non solo perché l'avete comprato, hai un attaccante più forte, che inserire quanti gol ha fatto, 130, 140 gol. Oddio, è un animale da gol. Ma tu che giù un po' modi che questo non lo voleva in Lecce. Cazzo. Penso che abbastanza oggettivamente Icardi sia più forte. Tutto rispetto per il Lecce, attenzione. E Choupo-Moting l'ha dimostrato nel finale perché era buttato in mezzo all'area in maniera un po' confusionale. Tagliava salami. Ma che cazzo è? Ma non ha niente. Non si vede giocare a basket. Non ma Choupo-Moting può solo per l'altezza. Ma Choupo-Moting può fare appunto giocatore della media squadra, non da PSG in finale di Champions League che subentra a 20 minuti dalla fine per cercare di dico noi non siamo allenatori, ma la cosa è oggettiva, è palese, non puoi preferire è oggettivo che Icardi abbia molto più fiuto del gol, la pericolosità in rete di rigore di Choupo-Moting, ma in tutto è più forte perché non lo fa partire all'inizio, che comunque in rete di rigore come prima punta c'era Neymar, che non è una prima punta, quindi non è un attaccante che ti riempiva l'area, è pericoloso. Vuol dire che Perisic se ne va e vince la Champions e l'Inter non vince l'Europa League. Un po' godo. E poi si ci ha fatto anche cagare quando è entrato. Vedi si ci ha fatto proprio cagare. Coman era tutta un'altra cosa sul posto. Ah, beh, saltava l'uomo che non ha piacere, Era Guerrero che saltava un virillo. Vabbè, quindi niente, ragazzi, vittoria della meritata del Bayern. Per carità, del PSG le qualità dei giocatori si vedono. Di Maria faceva le sue giocate, Mbappé faceva le sue gran giocate. Però sempre erano troppo staccati. Però vedi sempre in modo singolo. Esatto. Il Bayern non gioca da squadra, quello è il centrocampo e l'attacco. Il Bayern Monaco ha un esercito, il PSG ha i simboli. È in un gioco di squadra. 8 volte su 10 vince la squadra. Perché ok, il singolo ti può fare la giocata, ma la partita si gioca su 90 minuti e 90 però minuti. Però tipo prendi Neymar, non la squadra proprio con le grandi differenze, ma qua grandi differenze non c'erano, anzi. Dico alla fine i giocatori ce l'ha pure il Bayern, però c'è la squadra equilibrata alla fine come partita, il Bayern ha creato più occasioni alla fine. Comunque è meritata, meritata sia la partita sia la stagione. Sesta Champions, triplete per il Bayern. Coppa Bundesliga e Champions League. Meritato, sarebbe stato un pallone d'oro di Lewandowski, pallone d'oro annullato, poveraccio. Occasioni perse nella vita, come quelle di Iniesta e Xavi. Vabbè, si è vinto la sua prima Champions in carriera, meritata pure questa per una carriera fenomenale. Comunque, vabbè, che dire. Attualmente il terzo giocatore più forte al mondo, a questo punto scavalca Neymar. Quest'anno ha fatto qualcosa di eccezionale. Quest'anno per me ha fatto anche meglio di Ronaldo e Messi, sinceramente. Il pallone d'oro, quindi sì. No, nel senso, ha fatto a prescindere il pallone d'oro proprio per come ha giocato. Ma oggi era quello più forte in questo quest'anno era in estasi, praticamente. Sì. Qualsiasi cosa faceva è diventato oro. Fortissimo. Ogni pallone, pam gol. Poi bello, scarpa d'oro, Ciro Immobile. Sì, grande Ciro. Grande Ciro. Vabbè, direi di staccare qui che siamo a 8 minuti e 30. Like, consigliate la prima. Iscrivetevi al canale. 5 iscritti ci mancano, ragazzi. 5 ai 600. Vai. Dai, che arrotondiamo. Alla prossima.